Ripartiamo da quello che stavamo dicendo la volta scorsa. Se non ricordo male, stavamo leggendo il celebre passo di David Hume inerente al tavolo da biliardo, al modo in cui lui destruttura l'idea di causalità a partire dall'esempio concreto del tavolo da biliardo. In particolare, ricorderete che Hume mostrava come dall'osservazione empirica del movimento delle palle sul tavolo da biliardo, noi non possiamo mai esperire la causa, no? È sempre una nostra abitudine a indurci a pensare che vi sia una causa. Noi abbiamo sempre a che fare, diceva Hume, lo riprendo rapidamente, con la contiguità nel tempo e nello spazio, poi la priorità nel tempo, poi l'unione costante fra i due movimenti. E da queste condizioni inferiamo che esista una causa, che il moto di A causi quello di B, per il fatto che tutte le volte che abbiamo visto, che abbiamo riscontrato empiricamente l'unione costante, la contiguità nel tempo e nello spazio, la priorità del moto di A rispetto a quello di B, l'abbiamo riscontrata continuamente, sempre, e dunque da ciò inferiamo che A causi il moto di B. E poi riprendo la lettura di questo passo giustamente famoso di David Hume, in cui David Hume scrive: "Così vanno le cose quando la causa e l'effetto sono presenti ai nostri sensi. Vediamo adesso quale fondamento abbia la nostra inferenza quando dall'esistenza dell'una concludiamo all'esistenza passata e futura dell'altro. Se io, dice Hume, osservo una palla che si muove verso un'altra in linea retta, subito ne deduco che esse si urteranno e che la seconda entrerà in movimento. E questa è l'inferenza dalla causa all'effetto, e di tale natura sono tutti i nostri ragionamenti nella pratica quotidiana. Su di essa si basa tutta la nostra fiducia negli avvenimenti storici e ogni scienza, tranne la geometria e l'aritmetica." Perché appunto la geometria e l'aritmetica non si basano sull'esperienza empirica, naturalmente. Però è interessante il fatto che anche gli avvenimenti storici vengano ricondotti a questa delegittimazione della causalità. E poi aggiunge: "Se un uomo fosse creato come Adamo, già nel pieno vigore dell'intelligenza, non potrebbe mai, senza farne l'esperienza, concludere al movimento della seconda palla dal movimento e dalla spinta della prima. La ragione non vede nulla nella causa che la muova ad inferire l'effetto." Noi non vediamo il nesso causa-effetto, non è mai empiricamente riscontrabile. La ragione non lo può mai vedere. Per abitudine pensa che vi sia, ma sfugge al piano dell'esperienza. Adamo avrebbe dunque, salvo il caso di una divina ispirazione, avrebbe dunque dovuto fare prima esperienza dell'effetto conseguente all'urto delle due palle. Egli avrebbe cioè dovuto constatare in diversi casi che quando una palla colpiva l'altra, questa sempre si metteva in moto. Egli avrebbe cioè dovuto constatare in diversi casi che quando una palla colpiva l'altra, questa sempre si metteva in moto. Interessante, qui Adamo, a meno che non fosse stato ispirato da Dio, non avrebbe mai potuto cogliere il nesso di causa-effetto di primo acchito, no? Sì. Coglie poi tramite l'esperienza, tramite il sedimentarsi di varie esperienze e quindi tramite l'abitudine, no? Capite che è già qui il problema che risolverà, con cui si dovrà misurare Kant nella prima critica, quando dovrà spiegare la possibilità di giudizi sintetici a priori. Cioè, se il piano empirico non può costituire una fonte certa per giudizi, diciamo così, non soggetti al dubbio, di tipo humiano, bisognerà trovare un altro fondamento per la causalità, no? Che Kant troverà, come ben sapete, nella fondazione trascendentalistica, per cui la causalità, lungi dall'essere derivata dal piano empirico, che come diceva bene Hume non può mai essere oggetto di certezze, ma sempre solo di dubbio, di indebita estensione delle esperienze e dell'abitudine, dovrà essere cercata allora la certezza su un piano altro che Kant ravviserà nelle categorie, cioè in quelle forme trascendentali che non sono derivate dall'esperienza, ma che solo all'esperienza si possono legittimamente applicare, no? Per cui l'idea di causa ha ragione Hume, non la deriviamo dall'esperienza perché ce l'abbiamo già insita in noi in qualche misura, come dotazione a prioristica della nostra mente.
e l'applichiamo ogni qualvolta leggiamo l'esperienza. In questo senso, Hume sveglierà Kant dal sonno dogmatico, come si diceva anche ieri. E poi aggiunge David Hume, no? Non si può, tra parentesi, non si può capire il percorso della prima critica senza fare riferimento a questi passi di David Hume, no? Perché spesso la storiografia ha anche ridimensionato l'affermazione autobiografica di Kant, secondo cui David Hume l'avrebbe risvegliato dal sonno dogmatico. E in parte sicuramente è vero, però non bisogna nemmeno sottovalutarla quella espressione, perché in effetti tutto il problema, ripeto, di trovare giudizi che siano sintetici al tempo stesso a priori, ovvero giudizi che arricchiscano la conoscenza e non siano puramente tautologici, e al tempo stesso sfuggano al piano del puramente empirico sottoposto a dubbio da David Hume, è effettivamente un grande tentativo di Kant di superare l'aporia di David Hume, di superare potremmo dire, il suicidio dell'empirismo nello scetticismo a cui era approdato David Hume. Ne segue, scrive Hume, che tutti i ragionamenti riguardanti il rapporto causale si fondano sull'esperienza e che tutti i ragionamenti tratti dall'esperienza si basano sulla presunzione che il corso della natura continuerà ad essere uniformemente lo stesso. Cioè, appunto, tramite l'abitudine con cui abbiamo riscontrato che le cose sempre sono andate così, noi traiamo la presunzione, dice David Hume, che in natura uniformemente le cose andranno sempre così. Così, scrive Hume, ne concludiamo che cause simili in condizioni simili produrranno sempre effetti simili. Tutti gli argomenti probabili si fondano sulla presunzione che esista una tale conformità tra il futuro e il passato e quindi non possono mai darne la prova. Tale conformità è una questione di fatto e per provarla non c'è altra prova che quella desunta dall'esperienza. Qui appunto la distinzione tra le questioni di fatto e le questioni di ragione, se volete, no? Le questioni di ragione sono quelle dell'aritmetica e della geometria, quelle che appunto implicano potremmo dire, un mancato riferimento al piano dell'esperienza, laddove invece le questioni di fatto implicano sempre il confronto con il piano empirico. Ma la nostra esperienza del passato non vale a provare il futuro, se non presupponendone già la somiglianza col passato. Su questo punto non è dunque possibile prova alcuna. Noi l'ammettiamo come vero senza alcuna prova. Ciò che ci spinge a supporre il futuro conforme al passato è soltanto l'abitudine. Ecco qui il termine chiave del lessico di Hume, l'abitudine. Quando vedo una palla da biliardo muoversi verso un'altra, il mio pensiero è subito spinto dall'abitudine a concepire l'effetto solito e anticipa la vista del rappresentarsi il movimento, nel rappresentarsi il movimento della seconda palla. Gli oggetti, considerati astrattamente e indipendentemente dall'esperienza, non hanno niente che mi costringa a formulare una conclusione del genere. Qui riprende quanto già ha detto ad abbondanza, ma anche nelle parti precedenti. E anche dopo aver ripetuto molte volte l'esperienza di effetti simili, io non trovo un argomento che mi porti necessariamente a supporre la futura conformità dell'effetto all'esperienza passata. Non è la ragione che ci guida nella vita, ma l'abitudine. Non è la ragione che ci guida nella vita, ma è l'abitudine, cioè il fatto che noi presupponiamo che poiché le cose sono andate così in passato e così le abbiamo riscontrate, analogamente per una sorta di indimostrata e indimostrabile legge di uniformità della natura, sempre andranno così anche in futuro, come diceva Hume, no? L'abitudine va a contagiare la nostra mente in qualche misura, dice David Hume altrove, no? Soltanto essa, cioè l'abitudine, induce il pensiero in ogni occasione a credere che il futuro sia conforme al passato. Solo l'abitudine ci induce a pensare che il futuro sia conforme al passato. Per facile che sembri questo passo, la ragione non riuscirebbe a farlo mai per tutta l'eternità. La ragione non riuscirebbe a farlo mai per tutta l'eternità. Appunto, qui David Hume destruttura, come dicevamo, l'idea di causalità, poi ritorna in vari passi della sua opera su questo tema, no? Ad esempio, nel Trattato sulla natura umana, nel libro primo, parte terza, sezione seconda, trovate tutta una lunga digressione sull'idea di causalità, in cui appunto
Hume riprende ampiamente le cose che ci siamo detti, fino a qui. Quindi, se vi interessa, può essere utile anche riprenderlo. E quindi Hume, come abbiamo visto, cercando di tirare le fila di quanto abbiamo detto fin qui, approfondisce la destrutturazione della metafisica classica avviata da John Locke, a cui Hume esplicitamente si riconnette. Appunto, ricordiamoci sempre come traccia generale che la filosofia del Rinascimento, abbiamo visto con Locke, avviata nei porti inglesi, o in questo caso scozzesi, ma diciamo sempre di filosofia insulare si tratta, potremmo dire, si caratterizza per il fatto che da subito tiene insieme il binomio di ragione calcolante e di rivoluzione scientifica, l'idea della scienza che deve annientare la metafisica, no? In Locke abbiamo il primo grande colpo assestato contro la metafisica classica, l'idea di sostanza, e ora David Hume prosegue l'opera avviata da Locke destrutturando l'idea di sostanza spirituale, abbiamo visto, e l'idea di causalità. Abbiamo visto a proposito della sostanza spirituale, riprendo qui quanto detto ieri, che Hume destruttura l'idea di soggetto. Non c'è il soggetto, noi siamo fasci o collezioni di percezioni. Appunto, l'abbiamo detto ampiamente, qui riprendo solo alcuni temi, la teatralità, ricorderete, i fasci di percezioni, l'assenza di una sostanza stabile, no? È l'esatto argomento che Locke applicava alla sostanza, no? Che noi non esperiamo mai, ci sono sempre solo gli accidenti, qui Hume la applica alla sostanza spirituale. Noi abbiamo sempre solo esperienza di stati d'animo, sensazioni e percezioni e, potremmo dire, per una ragione euristica, supponiamo che a tenere insieme queste percezioni, queste sensazioni, vi sia una sostanza spirituale, di cui però, ripeto, non abbiamo mai esperienza diretta. Non abbiamo mai esperienza diretta. Potremmo appunto dire che l'abitudine gioca anche in questo caso un ruolo decisivo. L'abitudine è uno dei concetti più importanti della filosofia di David Hume, perché l'abitudine costituisce, potremmo dire, dal punto di vista di David Hume, l'evanescente fondamento su cui si fondano conoscenze che la ragione di per sé, l'abbiamo visto, non basterebbe mai a farci acquisire. Cioè il fatto che siamo abituati a vedere che dall'urto della palla A con la palla B segua il moto di B. È per abitudine ciò che ci induce a pensare che A causi il moto di B. Potremmo dire l'abitudine ad associare tra loro i due fenomeni che genera in noi la credenza, altro termine chiave della riflessione di David Hume, nella realtà della connessione nei termini di un rapporto causa-effetto. La credenza, la nostra ragione più che da certezze è popolata da credenze, dice David Hume, dove appunto il termine credenza allude all'idea di qualcosa che noi assumiamo come se fosse certo, laddove invece è una credenza che si fonda sull'abitudine e che dunque intrattiene un rapporto effettivamente molto debole con la ragione. Ora, quello che io credo si debba mettere in evidenza, proprio come abbiamo fatto con John Locke, se ricordate, è il nesso che anche in questo caso intercorre fra il piano ontologico, se volete, e il piano sociopolitico. Abbiamo visto che John Locke è interessato a destrutturare l'idea di sostanza con il duplice obiettivo, da un lato, di annientare la metafisica classica, no? Il capitalismo trionfante non deve reggersi su idee metafisiche, deve semplicemente reggersi sull'accertamento della realtà empiricamente data, ovvero sia sui nessi di produzione e di scambio realmente esistenti, rispetto ai quali ogni verità metafisica è d'impaccio. È un qualcosa di assolutamente inutile e di più dannoso. E appunto dapprima con John Locke bisogna eliminare l'idea di sostanza per eliminare l'idea appunto metafisica, ma insieme anche sociopolitica, di una sostanza comunitaria preesistente rispetto ai nessi del mercato, no? Ci sono solo accidenti, cioè i rapporti di mercato realmente esistenti, e non vi è nulla al di sotto o prima rispetto ad essi, no? Laddove invece abbiamo visto che il comunitarista democratico Spinoza parte nell'etica dalla definizione della sostanza, la quale è il punto fondamentale per comprendere sia l'etica dimostrata secondo l'ordine geometrico, sia
le due grandi opere politiche di Spinoza, il Tractatus Theologico Politicus e il Tractatus Politicus, dove appunto la sostanza svolge il ruolo di fondamento della comunità rispetto al quale i singoli individui sono parti integranti e indisgiungibili, no? Proprio come sul piano ontologico i modi e gli attributi non possono essere pensati se non tramite le aberrazioni del logo astratto come indipendenti rispetto alla sostanza di cui sono parte. Analogamente, David Hume prosegue in quest'opera di destrutturazione della metafisica classica e lo fa dissolvendo l'idea della causalità. Sul piano ontologico abbiamo già visto in che senso lo fa, è più interessante ora soffermarsi sul piano sociopolitico. Sul piano sociopolitico, perché David Hume è in qualche misura, l'abbiamo visto, il teorico di un capitalismo che già in qualche misura è differente rispetto a quello di John Locke. Quello di John Locke è un mondo mercatistico con base incentrata sul mercato, potremmo dire sì, ma con un primato ancora forte della politica, ricorderete, il contratto sociale, l'idea appunto che la società nasca tramite la causa, potremmo dire, posta in essere dal mercato e più precisamente posta in essere dai nessi tra gli individui. Il capitalismo di cui David Hume invece è abitatore non ha più bisogno di alcuna causazione, non ha più alcun bisogno di causazione, perché ormai il mercato nell'epoca in cui vive David Hume è, potremmo dire, pienamente coincidente con un piano liscio in cui le merci scorrono in maniera multidirezionale. Il mondo stesso diventa res extensa senza alcun impedimento per il movimento multidirezionale delle merci. E questo mondo deve pensarsi come autoposto, come incausato, se volete. Appunto come la struttura di un oggetto empirico che deve semplicemente essere rispecchiato dal soggetto rappresentante. Potremmo anzi dire che destrutturando l'idea di causalità sul piano ontologico, metafisico, Hume in pari tempo dissolve la causazione del mondo economico degli scambi capitalistici da parte di una preesistente comunità politica e umana, giusnaturalistica e contrattuale. Questo vuol dire che dal punto di vista di David Hume, che non a caso rigetta l'idea del contratto sociale, non vi è un contratto originario a causare l'instaurazione della società civile, secondo i modelli di Locke o di Hobbes. Al contrario, senza essere causata, la società si instaura armonicamente in maniera automatica per un libero gioco di aspettative individuali, no? I flussi di desideri che attraversano la mente del soggetto. Appunto quel flusso di desideri e di aspettative che sono radicati nella human nature, dice David Hume, appunto in quel teatro evanescente di flussi e di desideri che si succedono secondo il ritmo che il mercato imporre. Che il mercato imporre, no? Il soggetto è puramente attraversato dal flusso di desideri propagandato dalla pubblicità, potremmo dire, con un lessico che ovviamente non è di David Hume, ma che risponde in qualche misura al soggetto disgregato nella società odierna, no? Integralmente permeato dalla pubblicità. Appunto, potremmo già dire, avvicinandoci a quello che deve essere letto, al filosofo che deve essere letto in coerenza con David Hume, in continuità con David Hume, potremmo dire per molti versi, che è Adam Smith naturalmente, che è soltanto, potremmo dire, la mano invisibile del mercato a legare fra loro gli individui. È soltanto la mano invisibile del mercato a legare tra loro gli individui e non è più invece la mano visibile della politica e del contratto sociale. Questo è il punto fondamentale. Non c'è un contratto sociale che ancora indica un primato della politica, se volete, che instaura e causa la società, ma la società come nesso di mercato fra gli individui è incausata. Esiste già da sempre in qualche misura come rapporto fra gli individui. In questo senso, come dicevo, sarebbe interessante leggere in continuità con David Hume la filosofia di Adam Smith. Qui parlo della filosofia di Adam Smith. Prego. Posso chiedere una cosa?